Salve a tutti ragazzi, oggi ho trovato una bella sorpresa. Questo melo che lo devo impostare, l'avevo messo giù 2-3 anni fa, adesso devo allargare le branche. Questa mattina ho trovato questa roba qua, dei pali tutori che avevo messo attorno per evitare che andassero i caprioli, si sono rotti perché marci, si sono marciti. Fresca fresca, porca miseria. Adesso devo rifilare un attimino, tirare via sta corteccia qua, pulirlo e poi metterò del mastice a bitume a base acqua specifico per innesti, e farò tutta una copertura di questo scempio. Ringrazio il capriolo. Ai. Vabbè, adesso faremo vedere tutte le operazioni per sistemare questa cosa. Ai. E metteremo nuovi tutori vicino in maniera che non possano andare. Perché di solito invece che metterla a rete si mettono anche dei tutori a tris. Dunque non riescono poi ad andare dentro con i corni come ho fatto con gli altri, solo che questi poi si sono rotti. E vabbè, adesso facciamo. Spostiamo questi tutori che non servono più a niente. Pulisco un po' dalle erbacce. Cominciamo a rifilare. A pulire. Fino a vedere, diciamo, di nuovo la corteccia in questa situazione qua, cioè pulita, e poi faremo ok, qua puliamo un attimino. Fatto un bel lano. Ecco, queste bisogna tirar via, cioè quando sono staccate così dovrebbe partire, se è ben pulito, il callo cicatrizzante. Facciamo un giro a questa parte, se c'è qualcosa qua. Puliamo qua un pochettino. Quello che posso dire è di mettere pali più robusti e resistenti, magari anche di acciaio, di ferro, di plastica, perché poi con il tempo succede proprio questa cosa qua, marciscono e
infatti per fortuna che avevo questo e mi ha salvato questo lato qua, altrimenti non avevo neanche questo lato di corteccia, tanto per la cronaca. Ai ai ai, queste qua sono esperienze che si pagano. Ancora un po' di pulizia, poi basta, perché rischiamo di fare peggio del capriolo qua. Ok, ancora un po' qua. Bene, adesso mettiamo il bitume a base acqua. Questo qua è un barattolino, l'ho messo qua per comodità, così me lo porto sempre per fare gli innesti. Allora, eccolo qua, questo è un bitume a base acqua, dunque si può diluire con l'acqua, e preferisco questo al mastice che è troppo elastico. Questo qua col tempo fessura, si adatta agli allargamenti e alla crescita della pianta senza creare problemi. Cominciamo dalla parte bassa e mettiamo tutto questo chiudendo perfettamente ogni buchetto. Il pennello si può lavare e vediamo poi come si comporterà la pianta. Non bisogna proprio tirare molto, è un po' morbido. Potrebbe anche diluire un pochettino, ma in questo caso non voglio diluirlo, voglio che faccia un po' di spessore. A chiudere perfettamente tutti i buchi. Ok, adesso facciamo un controllo. Smetto di filmare perché altrimenti sarebbe troppo lungo. E come si trova adesso? Aspetto un attimino che si asciughi, nel frattempo preparo altri 4 pali a protezione di questo albero e poi faccio una leggera inclinazione delle branche che non sono state fatte l'anno scorso, adesso li sistemo.
Adesso ho messo 4 paletti provvisori, poi ne metterò magari dei più robusti, perché non voglio che ritorni un'altra volta a fare. Ho piegato un po' queste branchette, come potatura non li tocco, lascio un attimo che si assestino a questa pendenza, poi vedremo l'anno prossimo cosa succede. Dovrò fare un controllo anche degli altri meli, che non ci siano problemi come con questa. Ok, nel prossimo video.